Ancora una tragedia sulle Apuane. Una donna di 56 anni è morta e un uomo di 30 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere precipitati durante un'escursione con i loro cani. L'intervento di soccorso ha coinvolto la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, attivato intorno alle 22.45 perché risultavano dispersi sul Monte Cavallo, seconda cima delle Apuane tra Massa Carrara e Lucca. La vittima dell'incidente è Giovanna Di Nardo, docente del Liceo Musicale di Lucca, originaria di Villa Comandina in Garfagnana, residente a Viareggio. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana. I due escursionisti erano partiti ieri mattina con due cani. Non avendo fatto ritorno e allarmati dal fatto che non rispondevano al telefono, i familiari hanno dato l'allarme. Il marito della donna, tramite la app dello smartphone, ha fornito ai soccorritori l'ultima posizione, cioè all'interno del canale dei Lucchesi, sul versante nord-est del Monte Cavallo, nel comune di Minucciano, così nella notte sono stati individuati. L'uomo si trovava su un pendio di una zona molto impervia ed è stato recuperato in avanzato stato di ipotermia con un trauma alla schiena con diverse escoriazioni al volto. È stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Pisa, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La donna è stata recuperata deceduta in fondo a un canalone insieme a uno dei due cani, anch'esso deceduto. La caduta di circa 200 metri è avvenuta nella cresta nord del Monte Cavallo. Il cane sopravvissuto, Dora, localizzato sullo stesso pendio, è stato recuperato con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Cecina. È in buone condizioni di salute. La squadra ha provveduto al trasporto della salma a valle e poi tramite il mezzo del soccorso alpino fino al campo di Gorfigliano. Il magistrato ha disposto l'autopsia.